Ciao a tutti, ben ritrovati per questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Con me la signora Antonella Carrieri. E con me invece lo chef Nicola Vizzarre. Bene, la ricetta di oggi abbiamo le lumachine che andremo a condire con ceci, cavolfiore e una bella mirepoix di verdure. Quindi minestra di lumachine con cavolfiori e ceci. Passiamo al procedimento. Scaldiamo un po' di olio extravergine di oliva, facciamo rosolare un po' di cipollotto fresco che tritiamo leggermente, tagliamo le carote a cubetti. Mettiamo le nostre carote. Questo piano Decton devo riconoscere che è più duro di me. Ci vuole un po' per essere. Però guarda. Dobbiamo ancora dire alla tua signora se sei duro, guarda. Di carattere. Aggiungiamo del rosmarino, della salvia e a me mi piace il peperone, che dà quella nota aromatica e cromatica. Con la salvia si sente un bel profumo. Sì, ma i fondi ovviamente nelle minestre più sono saporite, più sono profumate, sì, e più risultano buone. Puliamo il nostro cavolfiore e lo andiamo a tagliuzzare sottilmente, così. I ceci li abbiamo ovviamente lessati precedentemente, prima messi a mollo e poi lessati con una foglia di alloro. Aggiungiamo i nostri cavolfiori. Come hai mangiato? Di solito si fa solo ceci, solo fagioli. Sì. Unire invece cavolfiore e ceci no, non l'ho mai ha un fatto bellissimo io, no. Gusto, è buonissimo. Possiamo tuffare in acqua le nostre lumachine, in acqua abbondante. Già salata. È già salata. Ricordiamo 100 g di pasta, 10 g di sale e 1 litro di acqua. Giro? Che la pasta è cotta? Gira perché è una pasta corta e ha bisogno di essere girata subito. Guarda che bel gioco di colori che abbiamo, verde, arancio, bianco, verdone, delle erbette aromatiche, vero? Sì. Che dici? Per cucinare un attimo i cavolfiori mettiamo un po' di acqua di cottura della pasta, se gentilmente nel mestolo. Qua, per ammorbidirli un po'. Ecco qua. Un paio di minuti e uniamo i ceci per lasciarli insaporire, scoliamo la pasta, li lasciamo insaporire e poi serviamo. Puoi girare un attimo, un altro po'. Uniamo i ceci con un po' della loro acqua e attendiamo la cottura della pasta. Antonella, siamo quasi giunti alla cottura dei cavolfiori, si sono insaporiti con i ceci. A me le minestre piace sempre un po' cremose, non mi piace questa differenza, un po' la pasta, sì, l'acqua e il prodotto in sé per sé. Quindi io un terzo lo prenderei e lo frullerei e lo rimettiamo qui per dare quella cremosità. Vediamo un mestolino, io amo le cose un po' cremose. Poi uno a casa può farlo o non farlo, però diciamo che va bene anche così. Io intanto, se prendi la pinza e togli un attimo questi rametti di erbette aromatiche, io intanto frullo. Ecco qua,
andiamo ad aggiungerla qui. Ah, dentro l'hai messa? Sì, dentro. Possiamo scolare la pasta? La pasta. Vedi che bella cremosa. Perfetto. Un'altra e basta. Sì. Abbiamo quasi fatto. Ok, basta. Lasciamo insaporire qualche minuto. Vedi quanto è bella cremosa? Perché è anche più invogliante, no? Se sì, vogliamo. È vero. Aggiungiamo un filo d'olio extravergine oliva per la mantecazione. Ecco qua. Vedi che bella. A me piace così. Non è vero. Andiamo ad impiattare. Ecco qui. Ah, guarda che bella. Corposa, densa. Questa cremosità che avvolge, si infila un po' all'interno di queste lumachine, no? Un filo d'olio crudo. Possiamo un attimo guarnire con la parte superiore del cipollotto fresco. Ecco qua. Il piatto è pronto, profumato, un colore, oserei dire, arcobaleno. Bello. Invitante. Buon appetito. Noi intanto vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata su questo canale. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte.